Allora, quest'anno gli studenti di Rimini, sono 48 studenti di tutte le 12 scuole superiori della città, parteciperanno a un viaggio studio in Polonia e ho scelto come destinazione due luoghi in particolare, Varsavia, e quindi faremo un percorso sulla Varsavia della presenza ebraica, proprio perché la comunità più numerosa in Europa prima della guerra e che poi è stata sterminata viveva in Polonia, in particolare a Varsavia, e parleremo anche del ghetto. Quindi della Shoah, della storia, ma anche dell'occupazione in generale della Polonia, di cui si parla sempre troppo poco. E invece di andare ad Auschwitz, dove siamo stati tante volte, dove torneremo con altri viaggi, ho pensato di far conoscere la storia di un campo molto particolare, il campo di concentramento e di sterminio di Lubino Majdanek. Perché è stato uno dei pochissimi campi, come anche Auschwitz, però quando diciamo Auschwitz bisogna sempre ricordarsi che erano 44 campi sotto il nome di Auschwitz, e che ha combinato la funzione di concentramento di prigionia e quella di sterminio di massa con il gas. E ha un'altra particolarità, che è stato il primo campo liberato dagli alleati. È stato liberato nel luglio 1944, liberato. Arriva l'Armata Rossa, che i nazisti sono già fuggiti, hanno già assassinato tutte le vittime di questo campo, hanno lasciato solo i moribondi, quindi il concetto di liberazione è già un concetto molto discutibile. Però lo trovano intatto, perché mentre ad Auschwitz e Birkenau distruggeranno, faranno saltare in aria con la dinamite le camere a gas, quello che impressiona di Majdanek è proprio come è conservato. E ci sono ancora le baracche, ci sono ancora gli oggetti delle vittime, quindi le scarpe, tutti i loro beni, e ci sono le camere a gas che funzionavano sia col monossido di carbonio sia con lo Zyklon B. Quindi credo che sia un'esperienza per vedere un luogo autentico, pur insomma, diciamo in un contesto urbano attuale. E poi c'è anche un'altra particolarità, perché a Majdanek sono stati internati e in parte sono morti 220 circa italiani, tutti uomini, giovani, adulti, erano quasi tutti soldati, ma non solo soldati, avevano tra i 18 e i 30 anni. Quindi anche far conoscere un pezzettino della storia tragica della deportazione italiana e parlare magari di adolescenti, cioè di ragazzi che avevano la stessa età dei nostri ragazzi, credo che possa essere uno spunto di studio, ma anche di discussione.